dobbiamo dire che la direttiva Green, quindi l'efficientamento energetico della casa, non è una direttiva assolutamente applicabile perché ha pari a 0 euro di finanziamento e di agevolazione. Quindi dobbiamo rivedere un po' il tutto e capire come può essere attuata a livello nazionale, soprattutto in un territorio nazionale che ha un patrimonio storico edilizio che bisogna tener conto e sul quale è difficile intervenire. Sì, diciamo che non possiamo pensare di avere grandi obiettivi con la finanziaria di quest'anno. Teniamo conto che il Superbonus ha letteralmente assorbito una parte consistente del bilancio nazionale, se poi aggiungiamo anche il reddito di cittadinanza vuol dire tante risorse che vengono distorte rispetto a quelle che potrebbe essere un investimento di questo tipo. Per cui se riusciamo già a fare degli interventi mirati su certi tipi di azioni sull'edilizia e non genericamente sull'edilizia, sarebbe già un grande risultato. Beh, bellissima, io è la prima volta che ci vengo, per cui sono stato invitato, sono venuto molto, con molto entusiasmo e molto volentieri, perché il Presidente Baccarini l'avevo conosciuto già altre volte, abbiamo avuto già un paio di incontri così di confronto molto, molto costruttivo. E devo dire che c'è un'assemblea molto numerosa, ma soprattutto molto attenta e molto ovviamente consapevole di quello che è lo stato di fatto e soprattutto che aspettano delle risposte, poi in questo caso dai politici, ma non solo, da tutto il sistema, diciamo, casa, che riguarda le banche per i finanziamenti, che riguarda gli enti locali, che riguarda un po' tutto, quindi è chiaro che chi è in prima persona che ogni giorno ha a che fare con questo tipo di attività, essere qui per loro penso sia un momento di grande confronto e di grande partecipazione attiva rispetto al convegno. No, guardi, io ho detto anche in pubblico prima durante il convegno che anche le proposte che viene fatta dal Presidente Baccarini, cioè quello di allargare l'attività dell'agenzia, non della gente, cioè dell'agenzia, quindi fare il finanziario, fare la gestione dell'immobile, fare la gestione del condominio, per me sarebbe veramente una grande occasione, non solo per voi, ma penso per la società in generale. Dicevo proprio in assemblea che non è che uno cambia casa o compra casa ogni 15 giorni come va il mercato, quindi sa l'andamento, sa dove andare, cosa fare, come non fare, ci sono le offerte o non ci sono le offerte. Si cambia una o due volte all'anno uno che ha la normalità e quindi quando si affida a un'agenzia lo fa già scegliendo e dando la massima fiducia alla gente o all'agenzia. Quindi aggiungere anche tutto il resto, secondo me sarebbe un grandissimo traguardo, non per l'agenzia, ma per l'utente finale.